Bachisio Bantinu ha presentato per la collana L'Arca, che si occupa appunto della combinazione di pittura e scrittura, un libro su Sandro Trotti e Raffaello Sanzio. Perché la combinazione tra questi due artisti? Ma un po' superficialmente possiamo dire perché marchigiani. In realtà c'è un intendimento più profondo, per esempio il paesaggio delle Marche, per esempio il ritratto, che sono aspetti fondamentali che appartengono a entrambi i due pittori. Una certa amicizia, direbbe Leon Battista Alberti, di colori. Un'amicizia di colori, di intendimenti, di sogni. È nato in questo senso questa relazione. Come l'aspetto interessante di questa collana è che non è il critico d'arte che si occupa dell'artista, ma è lo scrittore, è il poeta. Qual è l'approccio di uno scrittore, di un poeta come lei all'arte, a queste opere? Sì, sarebbe stato un approccio improponibile se io avessi iniziato questa ricerca dal punto di vista di un linguaggio artistico. Artistico voglio dire nel senso di una analisi, ammesso che esista, di critica d'arte, perché Raffaello è un mostro, si dice così, è un gigante, e né io ho strumenti per valutarlo. Invece mi sono avvicinato proprio, come si diceva, come cosa scrivo osservando dei quadri di Raffaello e di Trotti. Cioè che cosa scatta dal vedere, dal cercare di intendere, cosa scatta, com'è che la mano inizia a operare, a scrivere e cosa dice. E allora è un dire gratuito, già il viaggio. Per andare e vedere le opere è un viaggio gratuito, nel senso che io vado in pura perdita a vedere Raffaello a Lufo, a Vienna, a Firenze, a Roma, a Milano e osservo. E osservando scrivo. Quindi c'è questa relazione tra l'immagine, tra la pittura e la scrittura. In una amicizia, in una qualche corrispondenza e divergenza. E tuttavia la parola dice e io prendo atto e scrivo.